Sono Luciana, ho 33 anni, mi occupo di web marketing per lavoro e mentre nel tempo libero, diciamo, mi concentro molto sulla scrittura perché collaboro con delle riviste, dei siti, principalmente sulla musica. Conduco anche un programma sull'erotismo su Radio Flow che si chiama Carnet Erotique, quindi tutto si basa sulla scrittura nella mia vita. Ho partecipato a Sinapsi in realtà per caso, perché ho fatto le selezioni all'interno di un locale. Sono andata a fare il provino ed è stato molto divertente, non pensavo nemmeno che ci fosse un seguito. Che cos'è per te il cinema? Come ogni forma d'arte, un metodo per esprimersi, per dare un messaggio, in modo che qualcuno ricevesse il tuo messaggio e te lo diamo così. Poi sono stata richiamata e ora infatti sono contenta di far parte di questo progetto. Sono Vincenzo Ardito, il presidente di Sinapsi Produzioni Partecipate. Nella vita faccio il filmmaker. Cerco di raccontare delle storie, soprattutto di tematica sociale. Nel mio piccolo voglio cambiare il mondo. Io sono Ilaria Schino e sono un'educatrice. Lavoro da sempre nel sociale e da circa 4 anni faccio laboratori attraverso il mezzo audiovisivo. In Sinapsi mi occupo di mantenere l'armonia del gruppo. Action! L'amore, sì, così, reale, reale. Another kiss, come on! Sono Andrea Sgobba. Un organizzatore di eventi culturali, il responsabile della comunicazione di Sinapsi, mi occupo del back office e della produzione del progetto. Ok, Lenia, come on, smoke, more smoke! Sì, i primi di novembre, il 5 novembre, se tutto va bene, iniziamo con il progetto. Mi prendo io l'onere di fare le tutte presentazioni. L'idea è quella che esponiamo in questo piccolo roll-up, il cinema viene a prenderti, cioè utilizzare il cinema come mezzo di cittadinanza attiva e di partecipazione sociale. Quindi portare 40 persone appassionate che solitamente vivono il cinema da spettatori dietro la macchina da presa. Il fine è appunto quello di creare un esperimento sociale di aggregazione sul territorio, di creazione di relazioni attraverso proprio il meccanismo della creatività ma anche quello della produzione. Progetto abbastanza ambizioso, noi pensiamo comunque di riuscirci. Stiamo vedendo negli occhi delle persone proprio la voglia di voler raccontarsi, quindi questa cosa qui ci sta spingendo ancora di più e ci fa venire la voglia di crederci sempre di più. Buona. Giovanni. Bimbo. Ci siamo. Sì. Allora, benvenuti. Faccio un po' il presentatore, un po' per... Non mi nascondo che sono molto emozionato perché questo lavoro, ovvero Sinapsi, va avanti da un anno e mezzo e da essere in tre a essere in 60 è un bel colpo d'occhio e siamo contenti di questa cosa. Questo è il disegno che io farei, se vado a vedere questo film, quando esco dico, ora cerco di fare questo esercizio come al solito. E cerco di disegnare questa cosa, cioè questo che ritorna, questo che è restato, questo che non sa che fa, faccio per dire. Dalla mia storia io avevo immaginato che si aprisse con, avevo immaginato Gianni come personaggio principale, quindi mi sono ispirata a lui. È un gruppo affiatato, c'è molto affiatamento nonostante ci sia una prevalenza femminile. Raffaele è questo? E lui che gioca una partita a biliardo con uno degli amici del fratello. Per ora credo stiamo facendo un buon lavoro. Boh, diranno gli altri. Stasera ci andiamo pure a mangiare la pizza tutti insieme, quindi. E poi scappiamo all'estero, no? E poi scappiamo all'estero, non vogliamo sapere più niente, via. No, aspetta, secondo me lei non sapeva della moglie, perciò è doppiamente ingiusto che scrivono se la trovi o se per chi non sa? Ah, lei. Addirittura.
L'avventura sinottica sta andando benissimo. Sono riusciti Vincenzo e gli altri a mettere insieme delle persone che lavorano molto bene. Quindi io sono personalmente molto soddisfatta. Sì, questo secondo me ci sarà in tutte le storie. Sì. Aggiungo che è stata un'esperienza esasperata, nel senso più positivo del termine. Fatto qui in casa, questa cosa, no, non abbiamo fatto. Ci capiamo, ci ascoltiamo, non stiamo litigando, nessuno ci ha fatto male, quindi tutto a posto. Sono Sergio Recchia, sono il tutor di sceneggiatura per il film partecipato, prodotto da Sinapsi. Cerco di guidare un gruppo di persone, diciamo alle prime armi, tra virgolette, che hanno il desiderio, la passione di voler scrivere un film. Il numero di scena, tra noi, lo vorrei gestire in un modo diverso. Lavorare con un gruppo numeroso di non professionisti è una vera e propria sfida. Bisogna tenere a bada le creatività di ognuno. Al contempo bisogna cercare di trasferirgli il concetto di mestiere, tra virgolette, le responsabilità di una professionalità. Loro hanno quella passione di quando si inizia e quindi c'è un barlume di bellezza, di voglia di fare, che è meraviglioso e non bisognerebbe mai perdere, ovviamente. È come una timeline che va in giù di un programma di montaggio in cui tu scrivi la scena, invece di vedere l'immagine la scrivi. Sì. Siamo riusciti a partorire questo soggetto e tra poco una vera e propria sceneggiatura. E quindi spero che piaccia a tutti e sono personalmente molto soddisfatta, come lo sono tutti gli altri. Come la dobbiamo immaginare poi realmente, all'americano o all'italiano? Stiamo lavorando tantissimo, oltre che qui online, in una maniera appunto sinaptica, ovvero modificando le idee secondo per secondo in base alle interazioni. A me la risposta emotiva mi arriva da quando vedrò la scena che loro stanno insieme a lavorare al bar. Questa esperienza mi sta dando tanto, sia a livello umano, perché ho conosciuto della gente veramente interessante e non pensavo sinceramente di trovarmi così bene con gli altri, e in più grazie al tutor, che è veramente molto bravo, sto imparando le basi della sceneggiatura, che mi affascina molto come cosa, e spero di continuare a studiarla in altri modi grazie a questo inizio. La sceneggiatura è il grande sforzo immaginativo che si produce nel momento in cui si cerca di immaginare il viaggio disorganizzato e fantastico che diventerà il film. Per me il sogno è vita, il sogno è quella cosa che ti fa muovere, quella cosa che ti fa andare avanti, e io cerco appunto di metterci un po' di sogno un po' dappertutto, anche quando racconto delle storie, appunto quando faccio del cinema. Il sogno per me è il motivo per andare avanti, per andare oltre la quotidianità, oltre a quello che è a portata di mano, che si può prendere senza chiedere. Forse riusciamo a mettere da parte la paura solo quando sogniamo qualcosa, ed è anche per questo che il sogno è quanto di più vicino esista alla felicità. È la forza che mi spinge a fare ciò che faccio, e rappresenta tutti i desideri più nascosti e assieme ad essi però anche la voglia di realizzarli. Il sogno soprattutto dimostra che siamo tutti potenzialmente dei perfetti sceneggiatori. Per me il sogno è quella dimensione parallela a quella reale in cui tu hai una visione di qualcosa che puoi volere o meno raggiungere. Ogni grande opera inizia con una visione e i partecipanti del gruppo di sceneggiatura sono dei sognatori, ma con un grande senso pratico. La fase di scrittura si è conclusa. Nella prossima puntata entreremo nel vivo del lavoro sul set. Scende in campo il reparto produzione.